Ben ritrovati a questa sesta parte del corso sulle banche dati, dal titolo La query. Che cos'è la query? È il termine inglese per definire una interrogazione o ricerca, quindi in italiano query significa ciò. E la query è un oggetto fondamentale nell'uso della nostra banca dati. Perché? Perché è grazie appunto alla query, ovvero a una ricerca o interrogazione, che noi possiamo leggere ciò che abbiamo accumulato nella nostra banca dati. Tutti i dati che abbiamo archiviato, scritto, nella nostra banca dati possono essere quindi letti, ricercati in qualsiasi modo che ci serva tramite appunto una cosiddetta query. Ecco, prima di addentrarci, tema specifico di questa parte, query, è il caso forse di guardare un attimino il contenuto delle tabelle della nostra banca dati di studio, della nostra banca dati degli interventi sui PC. Perché questo? Perché fino alla parte precedente di questo corso abbiamo più che altro visto come tecnicamente si creano le tabelle, le strutture delle righe, delle tabelle, le colonne, eccetera, eccetera. Ecco, qui invece, appunto, perché stiamo passando oltre, ovvero a usufruire del contenuto della banca dati, che in questo momento sta cominciando a darci valore aggiunto, quindi non solo caricare la banca dati, ma anche approfittare di ciò che contiene la banca dati per usufruire delle informazioni che abbiamo accumulato nel tempo. Guardiamo prima le singole tabelle, prima di comporre delle interrogazioni mediante le query. Guardiamo un attimo le singole tabelle che ho naturalmente preconfezionato nella nostra banca dati e che avete a disposizione anche voi. Ecco, queste, una. Ops, scusate, ho fatto un clic di troppo. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette tabelle che compongono la nostra mini banca dati di studio. Appunto, ho detto che le ho preconfezionate perché queste tabelle contengono già qualche riga di dati, non migliaia di righe, ma una qualcuna sufficiente per dare seguito alle nostre spiegazioni. Partiamo dalla prima, rapidamente, come si fa ad aprire la tabella per visualizzare e leggere il contenuto di una tabella, quindi non usiamo il pulsante modifica come finora, non facciamo tasto destro modifica, ma tasto destro apri, oppure il pulsante qua in cima apri oggetto di database, oppure ancora il semplice doppio clic. Quindi l'azione per difetto del doppio clic consiste nell'aprire la tabella in modalità visualizzazione e anche scrittura di dati, insomma, modifica del contenuto della tabella e non più della struttura della tabella. Ecco che quindi ho aperto la tabella che gestisce il catalogo dei fabbricanti dei nostri PC. Ecco qua che l'ho rimpicciolita un attimo per essere più comodi. Ecco, questa finestra appunto è quella che ci permette di leggere e gestire il contenuto della singola tabella. Come è strutturata questa finestra? Rapidamente, in basso nella barra di stato vedete che c'è un contatore di record di dati, ovvero un contatore delle righe presenti attualmente in banca dati. Come potete vedere, dice sono posizionato sulla prima riga di un totale di 9 righe, 1 di 9. Vedete che questo triangolino verde, ecco, magari con uno zoom si può vedere meglio. Ecco qua, il triangolino verde sta a indicare su quale riga in questo momento sono posizionato e posso operare. Quindi sono proprio sulla prima. In effetti lui mi dice: guarda che sono sulla prima. Se io mi sposto sulla terza riga, faccio clic qui sul rettangolino grigio, il triangolino verde si sposta sulla terza riga e lui mi dice qua sotto, conseguentemente, che sono alla riga 3 di 9 righe. Ecco qua, quindi 1, eccetera, eccetera. Posso spostarmi da una riga all'altra semplicemente con un clic sul bordo grigio alla sinistra delle righe della tabella. In fondo, l'ultima riga, che è ancora vuota, come potete vedere nei campi qua,
e che presenta la scritta campo automatico nella prima colonna e la riga che ci permette, volendo, di aggiungere nuovi record, nuove righe a questa tabella. Ecco, questa riga particolare, appunto, che ci permette di aggiungere nuovi dati, è simboleggiata non da un triangolino verde, ma da una specie di sole, di stellina dorata, la vedete qua. Ecco, la particolarità di questa nuova riga è che presenta appunto la scritta campo automatico sotto l'ID fabbricante, sotto l'identificatore fabbricante, perché questo, se vi ricordate, abbiamo definito come chiave primaria di questa tabella un campo numerico automatico, quindi che si autoincrementa. Ecco che se io voglio aggiungere una nuova riga, non devo preoccuparmi di questo campo automatico, perché è appunto automatico. Quindi io posso preoccuparmi di riempire solo, in questo caso, la denominazione e l'email di supporto di un nuovo fabbricante. Lo possiamo anche fare a titolo dimostrativo, proprio perché questa tabella non presenta chiavi secondarie e quindi non presenta legami con altre tabelle, e quindi non devo rispettare l'introduzione di codici già esistenti in altre tabelle per rispettarne i vincoli fra una e l'altra. Vedete, questo qui è il catalogo dei fabbricanti, che è una tabella semplice, diciamo, ha la sua chiave primaria automatica, la descrizione del fabbricante è definita lì. A sua volta l'ID fabbricante fungerà da chiave esterna in altre tabelle, ma in questa non ne abbiamo, quindi possiamo dare dimostrazione di come si inserisce una riga nuova in una tabella usando semplicemente gli strumenti che Base ci mette a disposizione, senza costruire nulla di particolare. Quindi si apre una tabella e si possono inserire i dati. Ecco che io mi posiziono dunque nella nuova riga, quella con la stellina gialla dorata, e per esempio, vabbè, vediamo un po', mettiamo Sony come denominazione del nuovo fabbricante che vogliamo inserire. Vedete che appena inizio a scrivere in una nuova riga si ricrea immediatamente una nuova riga vuota con il simbolo qua della stellina dorata, e nella riga che io sto modificando, inserendo, si visualizza un'icona matitina, come una piccola matita, vedete, che sta a indicare che sto modificando, sto lavorando su questa riga, sto modificando questa riga, le colonne che compongono questa riga. Ecco, quindi Sony, poi premo il tasto tabulatore della tastiera, oppure clic con il mouse, però diventa più rapido col tabulatore, si posiziona sul prossimo campo, sulla prossima colonna, che è l'email di supporto. Posso tralasciare di riempire questo campo se voglio, perché può anche contenere un valore nullo, vuoto, ma giusto per dimostrazione mettiamo il solito indirizzo inventato, Sony, email di supporto, quindi facciamo support.com, voilà, tutto inventato, ma fa niente, avete capito. Ecco, poi ulteriore clic fuori dalla riga con il mouse, ulteriore clic, tasto tabulatore ancora una volta, e vedete che è sparita la matitina dalla riga che stavo modificando, inserendo. Sony è stato inserito in banca dati come nuovo fabbricante, ha preso il progressivo successivo, quindi nel suo identificatore fabbricante ha preso il suo progressivo successivo numero 10, e quindi la nuova chiave primaria del fabbricante Sony è diventata la numero 10, senza che io lo dovessi inserire, perché è un campo automatico. E così via, posso continuare a inserire fabbricanti quanti ne ho bisogno. Adesso sono diventati 11 con la riga nuova, ma naturalmente sono 10 effettivi, 10 record di dati, 10 righe effettive. Ecco. Quando posizionate il mouse, lo lasciate un attimo sulle colonne qua in cima, potete vedere che appare sotto un aiuto, un fumetto nero qui, l'aiuto della sola singola colonna. Ecco, non è un aiuto di sistema di Base automatico, ma come vedete ci viene
opportunamente e molto comodamente riportato il nostro commento della struttura della tabella. E questo è veramente, veramente comodo. E vedete, sottolineo un'altra volta quanto può essere pratico completare anche le descrizioni, anche se sembra una perdita di tempo perché è testo libero, perché noi sappiamo cosa stiamo facendo, ma le descrizioni possono diventare molto pratiche. Ecco che se io apro un attimo la struttura della tabella fabbricante e ci metto qui vicino il contenuto della stessa tabella, vedete che io avevo completato diligentemente il contenuto, scusate, la descrizione di ogni singola colonna, e vedete che se vado con il mouse sulla colonna ID fabbricante mi esce chiave automatica incrementale, vedete che è la descrizione. Se vado sulla denominazione mi esce descrizione estesa del fabbricante, esempio Lenovo, HP, Dell, e vedete che è esattamente la descrizione che abbiamo messo quando abbiamo creato i campi, le colonne che compongono la riga di questa tabella. Questo vedete che è molto pratico, perché anche a distanza di tempo, se dovete rapidamente introdurre dei dati in una tabella senza perdere troppo tempo, fate doppio clic sulla tabella e poi, se non sapete più come si inserisce un campo o una forma del campo, la formattazione di un campo, potete far capo alla vostra descrizione che avete inserito a tempo appropriato quando avete creato la tabella. Vedete, molto pratico. Ecco. Le funzionalità di questa finestra non sono finite qua, perché vedete qui in cima dei pulsanti, vedete che si possono anche copiare dei campi, incollare eccetera, le funzioni normali, standard. Poi si può anche fare una ricerca, se clicco qua vedete che mi apre un dialogo pieno di opzioni per ricercare il contenuto di questa tabella nelle varie forme. Vedete che ritorna il termine null o null come contenuto, perché per esempio io posso cercare tutte le righe in cui un determinato campo è null, in questo caso non lo è, non ne abbiamo, però avete capito il concetto. Qui avete numerose possibilità di ricerca di dati nella vostra tabella. Ecco, qui sembra un po' come dire ridicolo, perché abbiamo 10 righe, vediamo a occhio cosa c'è in questa tabella, lo vediamo a occhio, ma fate conto che una tabella può avere solo 10 righe, ma 10.000, 100.000, 200.000 righe, ed ecco che la ricerca diventa fondamentale e irrinunciabile. Qui avete tutte le combinazioni, appunto, di possibilità di ricerca. Vedete, su un campo singolo, su tutti i campi, quindi su tutte le colonne che compongono una riga potete cercare una determinata cosa, oppure su un singolo campo e decidete su quale, eccetera, eccetera. È molto raffinata questa ricerca ed efficace. Poi, qui, vabbè, per aggiornare i dati, la situazione della tabella in caso sia necessario, qui per ordinare i dati. Ecco, vedete che anche qui si apre un piccolo dialogo per dire per cosa li vuoi ordinati. Io per esempio li voglio ordinati per denominazione in senso crescente, e lui mi ordina in senso crescente. E voilà. Si può anche ordinare in ordine crescente o decrescente senza visualizzare questa finestrella, ma vedete qui due pulsanti, ordina crescente e decrescente. Io posso dire ordina decrescente per email, così, tanto per modificare l'ordine, vedete che lui mi ordina. Questi due pulsanti sono più diretti ma più limitati, quindi dovete naturalmente non sono così evoluti come questa finestrella, ma perché vi permette di ordinare per una sola colonna alla volta, però basta che la selezionate, ecco, per questa colonna un ordine crescente e ritorniamo all'ordine alfabetico dei fabbricanti, eccetera eccetera. Poi ci sono anche dei filtri, potete applicare dei filtri. Ecco, avete visto che avevo selezionato questa riga e mi ha filtrato per quella riga direttamente, filtro automatico. Vediamo un po', vedete, dove sta il cursore, lui mi filtra per quell'oggetto comune, oppure filtro standard, vediamo che cos'è. Ecco, questo, per chi ha già usato Excel e simili,
riconosce una finestra di questo tipo in cui si può dire, ecco, denominazione uguale Acer, per esempio, o Acer, ecco, che è lo stesso che il filtro automatico di prima, mi seleziona solo la riga con la denominazione Acer, con il filtro standard, ecco, oppure qui si possono aggiungere ulteriori filtri, eccetera, eccetera, eccetera. E qui, se ci sono dei filtri attivi, si possono eliminare filtri e ordinamenti. Avete visto? Rimuovi filtro barra ordinamento, perché se io ordino per questa colonna, tolgo l'ordine, lui me la rimette nella situazione standard di, come dire, per difetto, quando si apre la finestra con il contenuto di questa tabella. Viene presentato in questo ordine che in genere è quello della chiave principale. Se io voglio un altro ordine, modifico la situazione, si attiva questo pulsante, se lo premo si rimette tutto come originariamente era. Ecco, avete visto che tutto sommato già questa finestra, senza dover far nulla, nessun lavoro da parte nostra, ci presenta tante opzioni per gestire il contenuto di una tabella per visualizzarlo, per filtrarlo, per ordinarlo, eccetera, eccetera, per ricercare il contenuto. Ecco, ricercare il contenuto che, diciamo così, è una query di fatto, che è poi il tema del nostro video, della nostra sesta parte del corso. In fin dei conti, quando noi premiamo questo pulsante e chiediamo di cercare qualcosa con questa finestra, noi in realtà facciamo già una query, quindi una ricerca, un'interrogazione della banca dati. Ecco, vedete che io, per esempio, in questo caso ho detto cercami per il campo identificatore fabbricante, quindi specificatamente su quel campo, cerca il testo, cioè il contenuto 2, vedete che qui con un bordino rosso mi è stato evidenziato la riga con il codice fabbricante 2. Ed è l'unica, e quindi si ferma lì, non ce ne sono altre, per esempio. Ecco, quindi in un certo senso questa, anzi, non in un certo senso, è di fatto è già applicare, vuol già dire applicare una query. Ecco, le righe, abbiamo visto come se ne aggiunge una nuova, quindi sfruttando questa ultima riga che si presenta sempre già vuota e pronta. Per modificare, basta entrare su una riga. Con il mouse si fa clic, ecco, mettiamo che voglio modificare support con supporto perché ho dimenticato la O. Vedete che appena tocco il contenuto di un campo torna la matitina qui a sinistra, faccio un tasto tabulatore, esco e viene salvata la modifica. Adesso l'email è sony@supporto.com. Per cancellare la riga basta posizionarsi sulla riga, quindi venendo qui a sinistra, clic, si seleziona questa riga e la si può cancellare con tasto destro elimina righe oppure con il tasto delete della tastiera e viene eliminata questa riga solo dopo che gli si dà la conferma. E quindi qui opportunamente viene chiesto: vuoi eliminarla? Sì o no? Io dico no perché voglio tenermela. Eccetera, eccetera. Avete visto che è facile, quindi seleziono una riga, cancello, entro nella riga, modifico, scrivo modifico, tasto tabulatore per abbandonare la riga e salvarla, nuova riga qui in basso, abbiamo visto praticamente tutto l'essenziale. Ecco, salviamo la nostra banca dati col nuovo fabbricante, vediamo rapidamente, prima di passare proprio a parlare delle query, il contenuto delle altre tabelle che ho, come ho detto, pre popolato con qualche riga, c'è cioè quello degli indirizzi, la tabella degli indirizzi, doppio clic, ecco qua la tabella degli indirizzi con 14, come vedete qui in basso, 14 righe di indirizzo già popolate. Vedete questa tabella, per esempio, ha l'identificatore indirizzo che è la sua chiave primaria e ha già un paio di chiavi secondarie, il tipo indirizzo che è un codice che si riferisce al tipo appunto dell'indirizzo, quindi un'altra tabella, rispettivamente l'identificatore del proprietario, ovvero della persona, del nostro cliente al quale ovviamente è legato può aver legati uno o più indirizzi.
Non mi ricordo se ho creato più indirizzi per qualche persona, non mi sembra, almeno così a occhio e croce, però il concetto è quello. Vedete qua. Come ho detto, nella presentazione di questo corso ho inventato completamente, praticamente completamente i dati. Vedete qui, vabbè, città Milano esiste, però non so se questo sia il suo codice di avviamento postale o no, non mi ricordo più se almeno uno l'ho tenuto vero oppure falso anche quello. Comunque vedete, ho completamente inventato tutti, qualsiasi dato praticamente. Poi c'è la tabella degli interventi sui PC. Quindi ciò che siamo andati a fare presso i nostri clienti, vedete con la sua struttura, giorno dell'intervento, inizio, fine intervento, dettaglio dell'intervento, l'identificatore del PC sul quale è stato fatto l'intervento, uno o più, vedete che qui si ripete per esempio l'identificatore 7 perché sono stati fatti due interventi sullo stesso PC, eccetera, eccetera. Il PC in quanto tale, che è una tabella fondamentale, centrale della nostra banca dati, perché la nostra base del nostro lavoro, ho inserito 11, come potete vedere qui in basso, 11 PC, tutti inventati anche questi naturalmente, con i suoi sistemi operativi, le varie opzioni, eccetera, eccetera. Poi ci sono i proprietari dei PC, i nostri, come dire, clienti, vedete che qui più inventati di questi non esistono, messi 15 righe con i nostri proprietari di PC. Ovviamente se voi vorrete sfruttare o tenere lo schema di questa banca dati per cose effettive vostre, basta che svuotate le tabelle rispettando l'ordine dei vincoli referenziali, riuscite a svuotare le tabelle e iniziate a riempirle sul serio, ecco, quindi non con dati inventati come i miei, ecco. Vedete qua il tipo indirizzo, che è un catalogo anche questo, un po' come quello dei fabbricanti, quindi con i suoi codici per il tipo di indirizzo, può essere domicilio, di fatturazione, dell'ufficio, altro tipo di indirizzo. Il tipo di PC, stessa dinamica, quindi il catalogo dei tipi di PC conosciuti a questa banca dati, vedete, notebook, tablet, laptop, desktop, eccetera, eccetera. E basta, ecco, queste sono le tabelle che compongono la nostra banca dati di studio di questo corso. Ecco, questi due elementi qua che seguono per il momento li lasciamo da parte, ne riparleremo in parti successive del corso. Quindi le nostre tabelle che ci interessano sono queste. Ecco, però appunto il protagonista, la protagonista di questa parte del corso è la query, e quindi iniziamo a parlare di query. Allora, come facciamo? Ci spostiamo dalla sezione tabelle, qui a sinistra, alla sezione ricerche, che sono poi appunto le query. Così come per le tabelle abbiamo usato crea tabella in vista struttura per creare una tabella, anche per le query vale praticamente lo stesso metodo di lavoro. Ci sono varie opzioni, tre, però quella che ci interessa principalmente è la creare query in vista struttura, che trovo sia la più pratica e la più comoda per noi. Come già per le tabelle, ho anche preconfezionato qualche query, come vedete qui, ognuna con la sua particolarità, che mi permette appunto di spiegare un po' le caratteristiche delle query e quali concetti nuovi ci porta appunto il parlare delle query. Quindi queste sono query create apposta per spiegare i punti che seguono fra un attimo. Ecco, dunque, noi grazie a Base possiamo sfruttare un'interfaccia grafica per creare tabelle, per interrogarle, come abbiamo visto, per cercare dati nelle tabelle, per inserire dati, per cancellare dati, eccetera, eccetera. Anche con le query, grazie alla finestra Crea Query in vista struttura, noi possiamo creare graficamente delle query. In realtà dietro, quindi nascosto dietro questa, chiamiamola semplificazione per l'utente finale di Base, in realtà dietro ci sta un linguaggio tecnico, molto tecnico, che si chiama SQL, Structured Query Language. Ecco, questo
diciamo, pronuncia approssimativa a parte, SQL è un linguaggio standard, quindi veramente standardizzato, che permette di creare le interrogazioni per le banche dati relazionali, di tipo relazionale, quindi per tutte le banche dati relazionali, fra le quali anche quella integrata in BizLack SQL che stiamo usando in questo momento. Quindi, essendo la nostra banca dati relazionale, possiamo usare il linguaggio SQL per interrogarla. Ecco, qui ho messo il solito riferimento all'omnipresente Wikipedia, se volete approfondire ulteriori dettagli sul linguaggio SQL, che però appunto è tecnico e piuttosto tecnico, è proprio un linguaggio scritto che naturalmente per chi conosce e lavora con le banche dati non è difficile granché, però per chi non lo conosce è pur sempre qualcosa di un po' criptico e appunto prettamente tecnico. Ecco che quindi sappiate che quando disegnate una query, o come vedremo fra un attimo come si fa a disegnare una query, in realtà noi, come dire, abbiamo la vita semplificata da questa interfaccia grafica, ma poi dietro in realtà Base traduce quanto noi disegniamo graficamente comunque nel linguaggio SQL. Base traduce in questo linguaggio perché è l'unico che la banca dati riconosce e ritiene valido per poterci tornare il risultato, perché non è il disegno grafico che arriva alla banca dati, ma la traduzione in linguaggio SQL. Poi la banca dati lo interpreta, se è corretto sintatticamente, ci ritornerà la fetta di dati risultato coerente con quanto noi abbiamo richiesto. Quindi, in sostanza, la modalità di lavoro con la nostra banca dati, cos'è? Si crea l'interrogazione dati, quindi con il nostro strumento grafico di Base, il quale appunto traduce nel comando SQL quello che ho appena detto, e se la sintassi è corretta, la banca dati riesce a, tra virgolette, digerire questo comando e ci restituirà i dati corrispondenti. Ecco. Come funziona la finestra di query? Quindi, prima di vedere cosa ci insegna di nuovo una query, vediamo di cliccare questa opzione e aprire la finestra di lavoro per creare le query. Allora, si aprono in realtà due finestre, una volta, e la finestrella che si sovrappone all'altra dietro, che è poi quella di lavoro effettivo, è quella che ci presenta l'elenco delle query, delle tabelle, scusate, ma anche l'elenco delle query già esistenti in banca dati. Questo perché una query può essere composta da tabelle reali, fisicamente presenti in banca dati, quindi da singole tabelle, le nostre che abbiamo appena visto, ma anche da altre query già create in precedenza. Quindi è un po' come giocare con le bamboline russe. Quindi una query può essere composta da tabelle o da altre query, che a sua volta possono già essere composte da altre query e così via. Quindi, appunto, capite il meccanismo delle bamboline russe, una dentro l'altra. Diciamo tecnicamente possibile, poi che sia a livello pratico utile o necessario è un altro discorso, però sappiate che una query può essere composta quindi da tabelle, anche miste, da tabelle e da query o da altre query. Per vedere il funzionamento della finestra di disegno delle query, io direi di fare un piccolo esempio, giusto per mostrarvi come funziona, prendendo delle semplici tabelle. Non andiamo a complicarci la vita innestando altre query, ma teniamo solo le tabelle. Tanto il principio di funzionamento è sempre quello. Per esempio, vediamo un po', prendiamo la tabella dei fabbricanti e facciamo aggiungi, quindi selezioniamo fabbricante, aggiungi, e la tabella fabbricante viene messa in questa area di disegno della query. La vedete qua? Ecco qua, in quest'area di disegno della query. E non so, facciamo la tabella PC, aggiungiamo anche la tabella PC e facciamo chiudi, quindi ci limitiamo a queste due tabelle. Qui, così disponiamo un po' meglio le nostre due tabelline. E vedete che grazie ai vincoli,
vediamo un po' se riesco, ecco, a farcela stare tutta, benissimo, grazie ai vincoli che abbiamo confezionato e completato nelle parti precedenti del corso, Base capisce già che queste due tabelle sono legate mediante chiave primaria del fabbricante nella tabella madre del fabbricante, nella tabella figlia PC abbiamo la chiave secondaria del fabbricante. Questo è il vincolo, o meglio, questo legame è dato dal vincolo che noi abbiamo già preparato precedentemente, quindi ci lega già automaticamente le due tabelle. Allora, noi poniamo il caso che vogliamo leggere del PC il nome del modello del PC, quindi cosa facciamo? Prendiamo la colonna, scusate che tolgo questo, la colonna, quindi il campo nome modello dalla tabella PC, lo prendo con il mouse, drag and drop e lo trascino qui in basso dove metto ciò che voglio ottenere come risultato della query, cioè la composizione della riga risultato della query, quindi il nome modello come campo, quindi come colonna, dalla tabella PC. E poi facciamola facile, la denominazione del fabbricante del PC. Quindi stesso meccanismo, dall'altra tabella drag and drop il campo, quindi clic e trascina dalla tabella fabbricante la denominazione. Ecco qua, questa è l'operazione minima, assolutamente minima, necessaria per crearci una query. Abbiamo già creato una query, la query come risultato ha queste due colonne. Come eseguire la query, cioè come inviare alla banca dati questa query e farci tornare il risultato, si usa questo pulsante in cima, esegui ricerca, o F5, esegui ricerca, e vedete che si apre una terza sezione di questa finestra. Vediamo di fare un po' di, ecco, ripartiamo un po' meglio il contenuto di questa finestra. Ecco qua, cos'è successo? Che noi abbiamo mandato questa query alla banca dati, quindi Base ha tradotto questa nostra disposizione grafica nel corrispettivo comando di banca dati e comando di linguaggio SQL, l'ha mandato la banca dati, era sintatticamente corretto, la banca dati l'ha interpretato, ce l'ha tornato. Cosa ci ha tornato? Tutti i PC contenuti nella banca dati, gli 11 PC, con legato la denominazione del fabbricante. Quindi vedete che grazie al legame automatico creato dal vincolo, noi possiamo legare le due tabelle. Ecco. Ed è essenziale questo legame fra le due tabelle, perché trascinando solo un campo da una tabella e un campo dall'altra, senza avere i dati in comune fra una tabella e l'altra, quindi senza aver legato i due campi in comune, sarebbe diventato un pasticcio il risultato. Invece così abbiamo la garanzia che per ogni PC gli è stato affiancato il giusto fabbricante, il corretto fabbricante, quindi due del Dell, un System 76, un HP, eccetera, eccetera, vedete? Ecco. Naturalmente non ci sono PC legati al fabbricante Samsung, scusate, Sony, perché Sony è quel fabbricante che abbiamo inserito nuovo nella tabella fabbricante, ma non aveva ancora legato nessun PC a questo punto. Ecco, vedete che non è difficile creare una query e cosa volevo dire ancora? In questo momento mi sfugge. Ecco, non è difficile creare una query minima con le nostre tabelle. Basta che abbiamo disegnato bene la nostra banca dati e ci viene anche facilitato il compito nel legare una tabella all'altra. Ecco. Come vedete qui in questa sezione in basso, no, magari guardiamo prima, ecco, questi pulsanti qui in alto, nella seconda barra degli strumenti, la riconoscete già perché è la medesima pulsantiera della finestra della singola tabella. Questo perché il risultato di una query è paragonato a una tabella e quindi
ci sono ancora le stesse funzionalità per la ricerca sul risultato della query, per ordinare il risultato della query. Ecco, lo possiamo ordinare per fabbricante, crescente o decrescente, eccetera, eccetera. Possiamo togliere il filtro, ci torna il risultato originale della query, eccetera, eccetera. Quindi qui abbiamo gli stessi pulsanti della gestione della singola tabella perché il risultato di una query è paragonabile. Qui in alto, appunto, abbiamo visto il pulsante per eseguire la ricerca. La vista struttura, sì o no, se premo questo pulsante, ecco questo, per curiosità, vi permette di vedere il comando nativo SQL che viene mandato e interpretato dalla banca dati mediante questo pulsante. Quindi quando noi facciamo clic su questa opzione per creare una query in vista struttura, per difetto questa finestra si apre con questa opzione vista struttura, sì, quindi noi possiamo creare la nostra query graficamente. Mentre se noi inibiamo questa opzione, ci appare il comando SQL nativo. In realtà è questo che la banca dati interpreta ed è questo che con il nostro disegno abbiamo creato e che Base trasforma in questo, appunto. Ripremiamo questo pulsante e ci ritroviamo col nostro bel disegno. Poi cancella la ricerca, no. Noi non vogliamo cancellare, non vogliamo pulire la nostra query, aggiungi ulteriori tabelle, quindi se vogliamo ampliare la nostra query possiamo premere questo pulsante e riappare la finestrella per aggiungere tabelle o altre query. Le funzioni, queste le vediamo più in là. Il nome della tabella per mostrarci qui in basso la riga nome tabella da dove vengono i dati. Gli alias lasciamo stare, non servono, i valori distinti al momento non ci serve, lo vediamo fra un attimo. Quindi in sostanza abbiamo visto come funziona questa finestra per creare una query. Ecco, possiamo, tenendo pure questa query creata così al volo, giusto per farvi vedere come funziona, possiamo vedere i due primi punti. Quindi con una query o interrogazione si introducono dei concetti importanti, come cosa? Come i filtri, per esempio. Ecco, i filtri permettono, ovviamente questo lo saprete perché intuitivamente filtro vuol dire quello, di escludere o includere dei dati. Come si fa a filtrare? Ecco, un filtro è definito anche un criterio di lettura dei dati. E vedete che qui, nella parte bassa della finestra della query, c'è una riga chiamata criteri. Ecco, qui bisogna proprio digitare il criterio. In questo caso, vediamo un po', per esempio, dove la denominazione del fabbricante è Samsung. Vediamo un po' se io scrivo Samsung, vediamo un po' se è così. Ecco, io scrivo Samsung, cosa ho fatto? Sono entrato in questo campo con il mouse, fatto clic, ho scritto Samsung esattamente come è scritto qua sopra e ho premuto il tasto tabulatore per uscire, lui ha messo i due piccetti perché è una stringa di caratteri, non è numerico, e mi ha messo Samsung nel criterio. A questo punto, se noi rieseguiamo la query, quindi premiamo di nuovo questo pulsante, vediamo cosa succede. Vedete che abbiamo applicato un filtro, ovvero un criterio di lettura alla query. Siamo stati sul semplice, siamo andati su un valore secco di un campo, cioè su una stringa completa. Abbiamo detto voglio solo vedere i PC che hanno come fabbricante Samsung, quindi ho messo sotto criterio Samsung. E vedete che stavolta mi sono tornate solo 3 righe, non più tutti i PC indiscriminatamente. Questo è il concetto di filtro, quindi qui nei criteri si possono mettere quanti filtri si vogliono per ogni colonna che compone la riga di risultato di una query. Ecco, i criteri si scrivono così, come dire, manualmente, quindi se ci sono dei valori numerici si possono mettere anche maggiore a un certo numero, minore o uguale, eccetera, eccetera. Per le stringhe di caratteri ci sono vari comandi particolari che si possono trovare nella guida alla banca dati,
I link ve li ho lasciati nella presentazione del corso, li trovate, potete andare a passarvi a leggervi questo manuale, troverete tutte le formule per creare dei filtri anche più sofisticati ovviamente di questo. Questo qui è un criterio, un filtro molto semplice, si prende un valore, lo si mette qui e la query filtra per questo valore. Ci sono anche delle cose più sofisticate che non è il caso di vedere in questo momento, se no, uno, non finiamo più il video, due, magari si crea anche un po' di confusione, di difficoltà, un po' di timore in chi non ha mai usato queste cose. Stiamo sul semplice per capire il concetto. Ecco, naturalmente il criterio, se lo seleziono con il mouse e lo cancello, rieseguo la mia query, torno al risultato completo precedente. Ma per il momento, giusto così, per nostro scopo didattico, lasciamo il filtro Samsung. Ecco, l'ho scritto appositamente tutto minuscolo, non è stato un mio errore, ma l'ho fatto appositamente per mostrarvi l'effetto dei famosi campi di testo definiti come non sensibili al case, cioè non case sensitive, e quindi che io scriva maiuscolo, che io scriva minuscolo. Grazie alla definizione di questi campi di testo opportunamente con quell'opzione, quindi non sensibili a maiuscolo o minuscolo, io posso tralasciare di tenere a mente se la S qui doveva essere maiuscola o minuscola, è uguale, quindi qui posso anche sbagliarmi a scrivere così, e grazie a questi campi che rendono ininfluente il maiuscolo e il minuscolo, vedete ho scritto S minuscola, M maiuscola, ma i Samsung me li trova comunque. Questa è la praticità di creare, come abbiamo visto nella parte del corso nella quale creavamo i campi delle colonne, delle tabelle, delle righe, delle tabelle, abbiamo messo opportunamente i campi di testo che non distinguono fra maiuscolo e minuscolo. Questo è molto pratico per le ricerche. Lasciamo lì quindi il filtro che l'abbiamo visto. Poi l'ordinamento, questo facile anche da capire concettualmente, ordinamento vuol dire ordinare, quindi togliamo il filtro, rimettiamo tutto assieme, quindi l'ordinare che vuol poi dire quello che abbiamo fatto qui, per esempio, ordinare alfabeticamente oppure no. Si può ordinare non solo con questi pulsanti qua in cima, ma anche con la riga opportuna qua. Vedete, ordine. Questa volta non dobbiamo scrivere manualmente qualcosa, ma ci esce una tendina, un menu tendina, nel quale noi possiamo dire in che modo ordinare. Questa colonna, per esempio, il nome del modello. Io voglio ordinare in modo crescente, quindi alfabetico, per nome di modello del PC. Faccio di nuovo, rinfresco il risultato della query, vedete che in ordine alfabetico mi appaiono i miei modelli di PC. Naturalmente non si è limitati a lavorare su una sola colonna, sia con i criteri che con l'ordinamento si può andare su una, se ci fossero 10 colonne risultato si può lavorare su una, l'altra, eccetera. Infatti qui posso mettere, che ne so, in ordine crescente per nome di modello e decrescente per denominazione, che non ha un gran senso, ma solo per mostrarvi che non si è limitati a lavorare su una tabella o sull'altra. Se si vuol togliere l'ordinamento si dice non ordinato e quella colonna quando si esce sparisce la tendina e siamo a posto. È ordinato solo per nome di modello. Ecco. Adesso abbandoniamo questa query così dimostrativa e usiamo quelle che ho già preconfezionato per i prossimi quattro concetti. Quindi esco senza salvare, dico no, non voglio salvare, siamo a posto così e vediamo i prossimi concetti. Dunque, quello che abbiamo tra l'altro già fatto nella query che ho appena abbandonato è la cosiddetta intersezione o detto in inglese e in gergo, inner o normal join, quindi join in inglese vuol dire proprio unire, unione, unione fra due o più elementi, e unione normale o inner join vuol dire intersecare i dati di due o più tabelle, quindi ottenendo cosa? L'intersezione, ottenendo la parte in comune fra queste due tabelle. Ecco, allora vediamo un po' inner.
Ecco, vedete che io ho creato questa query proprietario indirizzo inner, quindi inner join. Apriamola in modifica, quindi apriamo questa query modifica per vederne la struttura, eccola qua. Quindi facciamo un attimo di spazio così. Vedete che questa query ha un po' più di colonne risultato, ma quello che ci interessa vedere è che ho unito la tabella del proprietario dei nostri clienti con i loro indirizzi e anche con il tipo di indirizzo. Se eseguiamo questa query, ecco che otteniamo 22 righe, vedete qua, 22, magari un po' piccolino, non so, 22 righe risultato, ovvero i proprietari di PC possono avere anche più di un indirizzo. Per esempio, vedete qua che Tel Guglielmo, come proprietario cognome e nome, è ripetuto due volte. Perché è ripetuto due volte? Perché ha due indirizzi, la stessa persona ha due indirizzi. E quindi ecco perché abbiamo 22 righe. Ci sono alcuni proprietari che hanno più di un indirizzo, o forse solo quello, non so, vediamo un po'. Come facciamo a capire se ci sono altri proprietari con più indirizzi? Selezioniamo la colonna cognome e diciamo ordine in modo crescente, per esempio. Ecco, noi vediamo che anche Cesare Giulio ne ha due, d'Egitto Cleopatra ne ha due anche lei, Dinant Jean Henri ne ha due anche lui, eccetera, eccetera. Vedete, Guglielmo Tell addirittura 3, Wonder Woman 2. Ecco, insomma, vedete che ci sono diversi proprietari di PC che hanno indicato più di un indirizzo, tipicamente l'indirizzo, che so, di domicilio e l'altro di dove mandare la fattura, fatturazione, ecco. Vabbè, a parte questo, comunque lo scopo di questa query è mostrarvi l'intersezione. L'intersezione vuol dire mostrare come risultato solo ciò che le tabelle che mettiamo in modalità intersezione, solo ciò che hanno in comune queste tabelle. Adesso qua, se ci riesco a, oh, ecco, magari tiriamo un po' su, tiriamo un po' giù, così facciamo posto al disegno. Ecco, allora, che hanno in comune, voglio dire, quindi si fa un'intersezione fra queste tre tabelle. Il fatto che sia una query, cioè un legame fra una tabella e l'altra di tipo intersezione, lo si vede facendo doppio clic sul legame fra chiavi primarie e chiavi secondarie delle due tabelle. Vediamo questo, facciamo o tasto destro modifica o doppio clic sul legame. Ecco che si vede che in base, in italiano, la intersezione inner o normal join è stata tradotta come relazione interna, vabbè, prendiamone atto, e si dice relazione interna fra quali tabelle, in questo caso ho aperto questo vincolo, quindi tra la T proprietario e la T indirizzo, vedete T indirizzo e T proprietario, relazione interna intersezione, fra le chiavi primaria della tabella T proprietario, quindi ID proprietario, e l'ID proprietario nella tabella, la chiave secondaria nella tabella indirizzo, vedete, relazione interna, quindi ecco, magari per chiarezza, già che lo vedo, potrei scrivere qui che in base, così vi resterà il testo aggiornato, in base viene chiamata relazione interna, così è più chiaro, eh? Idem, la stessa cosa anche per l'altro vincolo, faccio doppio clic, vedete relazione interna fra il tipo indirizzo e tipo indirizzo della tabella indirizzo e tabella tipo indirizzo. Questa è se non la più frequente, ci è vicino a essere la più frequente fra le unioni, fra le join, fra le intersezioni, fra tabelle, perché solitamente, la maggior parte delle volte, si ricerca appunto tutto ciò che hanno in comune due o più tabelle. Questo è l'insieme comune, l'intersezione, tutto lì.
chiudiamo, no, non voglio salvare perché in realtà non ho cambiato niente, e questa è l'intersezione, molto comune, la più comune che si usa. Un'altra piuttosto comune è l'insieme a sinistra, quindi in inglese sinistra è left, left join. Ecco, unire i dati di due tabelle ottenendo la tabella di sinistra completa e solo i dati in comune della tabella di destra. Ecco, voi immaginatevi di avere sulla sinistra una tabella e sulla destra un'altra tabella. Grazie a questo tipo di join, di unione fra tabelle, noi abbiamo la garanzia di ottenere tutto quanto il contenuto della tabella di sinistra, quindi se contiene 100 righe otterremo comunque sempre le 100 righe della tabella di sinistra, e della tabella di destra soltanto le righe che hanno qualcosa in comune, le chiavi in comune con la tabella di sinistra, e laddove non c'è niente in comune ci saranno degli spazi vuoti, cioè il risultato sarà null praticamente, vuoto, come possiamo vedere in questo esempio. Quindi PC interventi, noi apriamo sempre in modifica questa query. Cosa abbiamo fatto in questa query? Abbiamo detto voglio elencare i PC con gli interventi che sono stati fatti sul PC. Com'è la join, com'è l'unione, l'intersezione che è stata chiesta qua, non l'intersezione, scusate, l'unione, per insieme di sinistra. Facciamo modifica e vediamo che stavolta non è più relazione interna, ma è relazione sinistra. Quindi abbiamo a sinistra la tabella PC, quindi il catalogo di tutti i PC della banca dati, e sulla destra la tabella intervento per singolo PC, e vogliamo una relazione sinistra fra la chiave principale della tabella PC e la chiave esterna della tabella intervento. Qui sotto spiega che cosa otterremo con questa disposizione. Contiene tutti i record dati da TPC, quindi della tabella di sinistra, e soltanto i record dati da T intervento, quindi la tabella di destra, in cui i campi collegati di entrambe le caselle sono uguali, quindi dove c'è una corrispondenza. Dove non c'è la corrispondenza resta vuoto sulla destra il risultato. Facciamo partire questa query, vediamo il risultato, cosa succede. Ecco qua, molto bene. Allora, vedete che per tutti questi PC ci sono stati uno o più interventi. Vedete, per esempio, per il PC 2345 c'è due volte il modello e ci sono stati due interventi in giorni diversi, in marzo 2012 e in agosto 2013, vabbè, addirittura nel futuro. Ci sono stati due interventi con il corrispettivo dettaglio di cosa è stato fatto, ma la cosa interessante per capire la join, left join o l'insieme a sinistra, sono i PC tab 10 e len 10ph. Vedete, per questi due PC la parte di destra che riguarda la tabella T intervento, ovvero queste due colonne verso destra, sulla destra, sono vuote, sono risultati null. Perché? Perché per questi due PC non c'è mai stato finora nessun intervento. Però, usando l'insieme di sinistra, quindi la relazione sinistra e non la relazione interna, la relazione sinistra ci permette di avere comunque elencati tutti i PC che conosce la mia banca dati, tutti, e di lasciare i buchi laddove non si possono trovare dei dati corrispondenti. Quindi cosa ci dice già questo risultato, questa semplicissima query, tutto sommato? Ci dice che io ho 16 PC in banca, cioè 16 PC, non è vero, perché ci sono PC che hanno avuto più interventi, ho avuto un tot di interventi, e due PC però non hanno mai avuto interventi. Quindi vedete che la nostra banca dati incomincia a darci anche del valore aggiunto con una semplice query mediante una relazione sinistra. Il valore aggiunto è che su un certo numero di PC ce ne sono un numero ridotto che i proprietari ci hanno annunciato, quindi i nostri clienti ci hanno detto ho anche quel PC lì, però su quel PC lì non abbiamo dovuto mai farci nulla. E questo non è male, eh?
Diciamo che analogamente all'insieme, quindi la relazione di sinistra, c'è anche la relazione di destra, che poi right join, quindi right destra in inglese, unire i dati delle due tabelle ottenendo quella di destra completa e quella di sinistra dove ci sono i dati. Ecco, qui mi sembra che ne avevo fatta una. Diciamo che è la stessa cosa, eh? Praticamente la stessa cosa, ma invertita. Vediamo un po' che cosa ho fatto qui. Allora, relazione di destra, quindi conterrà tutti i record di dati della tabella T proprietario. Quindi ecco, qui ecco, è opportuno che abbia aperto questa query, perché in realtà la tabella T proprietario graficamente nel nostro disegno è sulla sinistra, ma quello che conta è il dettaglio del vincolo, dell'unione, della join fra le due tabelle. Vedete che proprietario è sulla destra in realtà, qua, e non qua. Quindi non è la disposizione grafica nel disegno qua sotto che conta, ma è il dettaglio del legame fra le due tabelle. Attenzione, c'è una differenza, quindi non necessariamente, siccome è a sinistra proprietario, ho impostato automaticamente una relazione a sinistra. Io ho voluto una relazione a destra, ma attenzione, come sono disposte qua sopra le tabelle considerate. Quindi relazione verso destra, quindi la T proprietario che sarà completa, e soltanto i record di dati da T indirizzo, dove c'è un indirizzo. Quindi se alcuni proprietari non mi hanno dato l'indirizzo, io avrò dei buchi accanto al nome del proprietario, dei valori null, perché non avrò l'indirizzo corrispondente. Vediamo cosa ho messo qua. Per il tipo indirizzo ho messo una relazione, questa volta di sinistra, perché io voglio tutti i record, quindi tutte le righe contenute nella tabella di indirizzo, questa, e il tipo indirizzo laddove corrisponde. In questo caso il tipo indirizzo viene sempre assegnato a un indirizzo, quindi ci saranno sempre, diciamo così, neutra la relazione di sinistra, perché essendoci sempre dichiarato il tipo indirizzo, qui ci sarà sempre, non ci saranno dei buchi. Semmai, se un proprietario non ci ha dato indirizzi, potrebbero esserci a livello di proprietario indirizzo. Vediamo un po' se è il caso o meno. Vediamo un po' se è il caso o meno. Non mi sembra, no. Ecco, vedete, è, diciamo, l'esempio didattico c'è per la relazione, diciamo, di tipo relazione di destra, ma in realtà è ininfluente, perché ogni proprietario ha dato il suo indirizzo o più indirizzi, e ogni indirizzo ha il suo tipo indirizzo collegato, quindi questo stesso risultato avremmo potuto ottenerlo con delle intersezioni. Quindi è ininfluente la relazione tipo destra, perché appunto ci sono sempre tutti i valori. Qui vedete che valori null, null, da qui in avanti non ce ne sono per nessuna riga, c'è sempre qualcosa di compilato per ogni riga. Però era solo didatticamente per mostrarvi che è possibile anche ragionare verso destra e non solo verso sinistra. Ecco, salvare no. L'ultima opzione è l'insieme completo. Ecco, l'insieme completo in inglese full, quindi intero, interamente completo, full join, è l'unione delle due tabelle incrociate, quindi si ottengono in modo combinato, come un prodotto cartesiano, le righe tutte le righe di una tabella e tutte le righe dell'altra, combinandola dove combina e dove non combina, ci sarà dei valori null o a destra o a sinistra, a dipendenza della situazione. Ecco, non so onestamente se... non mi sembra che ho creato una query... no, non ho creato una query con un esempio di questa join, perché è comunque più rara. Diciamo che qui l'ho messa un po' in ordine di frequenza di utilizzo. Sicuramente l'intersezione è la più utilizzata, poi anche quella di sinistra è molto utile a volte, quella di destra o quella completa occasionalmente vengono usate, ma sicuramente più occasionalmente che le altre due. Ecco.
Allora, quindi avete visto un po' i concetti a livello pratico di cosa vuol dire creare una join, quindi un'unione fra tabelle con i vari tipi di unione possibili, una banca dati relazionale, e avrete intuito, immagino, che le join non sono altro che la trasposizione in banca dati della teoria degli insiemi, tutto sommato, che abbiamo anche studiato a scuola, quindi l'unione, l'intersezione, il prodotto cartesiano, eccetera. Qui vengono chiamate join, però tutto sommato. Se usiamo la metafora degli insiemi e l'applichiamo alle tabelle, come se le tabelle fossero degli insiemi, le query non fanno altro che unire le tabelle in modo opportuno, come ci serve, però è un po' come la teoria degli insiemi. Quando si usa una banca dati relazionale, dico qua, si ha sempre a che fare con le tabelle, ovviamente, perché è basata sulle tabelle, ma c'è di più. Che il risultato di una query, come avete potuto vedere, è a sua volta una tabella. È una tabella virtuale perché non è fisicamente presente in banca dati. Quindi, per ottenere quella tabella, il risultato della query, dobbiamo eseguire la query. Però in realtà il risultato è a sua volta una tabella. Non per nulla, quando noi vogliamo creare una query, ci viene permesso di unire tabelle e query esistenti, perché una query come risultato è a sua volta una tabella. Quindi in realtà, ampliando un po' il discorso, sia usando tabelle vere, fisiche o tabelle derivate, quindi risultato di una query, abbiamo comunque a che fare con tabelle. Quindi ecco perché le query possono essere composte da entrambi i tipi di oggetti. Ok, è una query, è comunque dunque un'interrogazione. È una selezione di dati e non è con una query che possiamo modificare, cancellare o inserire dati, o meglio, non con una query di questo tipo. In realtà, ovviamente, il linguaggio SQL ci permette, come abbiamo visto nella gestione della singola tabella, di inserire, modificare, cancellare le righe da una tabella. Però questo tipo di query è prettamente di lettura. Con questa disposizione grafica, con questa impostazione grafica di Base, noi possiamo creare delle query di lettura. Quindi noi attingiamo a quanto esiste in banca dati, ma non la modifichiamo con questo tipo di query. Ecco, qui specifico che una query, diciamo generalmente, cioè non generalmente, una query è un oggetto separato dalla banca dati in quanto tale. Ecco, l'esempio di Base qua, dove noi abbiamo tutto dentro assieme, un po' come Access, se vogliamo così un po' paragonarlo, abbiamo le query salvate qua nel nostro file di LibreOffice Base, di tipo Base. Però generalmente le query sono appunto separate dalle banche dati, diciamo che solitamente c'è la banca dati su un server per conto suo e da un'altra parte noi ci creiamo un applicativo per interrogare e gestire queste banche dati e quindi conseguentemente ci creiamo anche delle query per leggere, inserire, modificare, cancellare le righe nella banca dati e può essere da tutt'altra parte, su un altro server, un applicativo web, da un'altra parte del mondo, quello che vogliamo noi. Però quello che voglio dire qui è che la query appunto è un oggetto che può essere separato dalla banca, anzi è separato dalla banca dati. L'eccezione qui, non farsi ingannare da questa disposizione, che in base è tutto integrato in un solo file, non vuol dire che questi oggetti query siano strettamente, intimamente legati alla banca dati, non lo sono in realtà, sono oggetti che possono essere anche da tutt'altra parte. Ecco, ultimo punto di questa lunga parte, ma doveva essere piuttosto lungo questa sesta parte del corso, perché la query è veramente importante, una delle cose usate maggiormente in banca dati. Una volta che si inizia a popolarla, poi il valore aggiunto è leggere quanto abbiamo archiviato nel tempo in banca dati, quindi la query è essenziale, deve essere essenziale anche spiegarla per bene. Spero di esserci riuscito, anche se questo me lo direte voi. Comunque, i dati in banca dati, ecco qua ribadisco come ultimo punto quello che ho appena detto un minuto fa,
e che devono anche essere inseriti, cancellati, modificati, non solo letti. Quindi il linguaggio SQL non è fatto solo appunto per leggere come le query che abbiamo visto noi qua durante la nostra lezione, ma ci sono anche comandi SQL o, se vogliamo, query di inserimento, query di cancellazione, query di modifica dei dati che vanno a completare il quadro dell'utilizzo delle query, dell'oggetto query in quanto tale. Ecco, siamo arrivati in fondo alla scaletta e siamo arrivati in fondo anche a questa lunga e intensa puntata del nostro corso. Con questo credo di aver detto tutto, anche se sarà durato più di un'ora, questo video ormai era necessario. Quindi chiudo qua. Vi saluto, vi attendo alla prossima parte. Ciao ciao!